Si è conclusa con uno spettacolo di fuochi d'artificio la cerimonia dell'alzata del panno, il rito che apre ufficialmente i festeggiamenti per il santo patrono di Salerno. Da ieri e per il prossimo mese fino al 21 settembre, il panno raffigurante San Matteo mentre scatena una tempesta per scongiurare un'incursione saracena e salvare quindi la città di Salerno, resterà issato sull'ingresso interno alla cattedrale. Ieri, alla parte finale delle celebrazioni, ha partecipato anche il nuovo vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi. Per lui era la prima volta. L'alzata vera e propria è stata preceduta dalla messa nella cripta del Duomo di Salerno, officiata dal parroco Don Michele Pecoraro. A rappresentare il comune di Salerno il vice sindaco Eva Vossa, mentre Pachi Memoli, consigliera provinciale, ha sostituito e rappresentato il presidente della provincia Michele Strianese. La devozione per San Matteo vi accompagni tutto l'anno, ha detto il parroco durante l'omelia. Se siete veri salernitani, non dovete ricordarvi di San Matteo solo una volta all'anno. Occorre invece coltivare un rapporto andando in chiesa e frequentando l'altare. Subito dopo la messa, una piccola processione ha poi accompagnato il panno dalla cripta nel quadriportico del Duomo di Salerno.